Come possono le allergie e i sintomi sommarsi tra loro? La storia di Amy e l'allergia al cane. Sapevi che alcune persone manifestano sintomi allergici solo se vengono esposte a una certa quantità di allergeni? Mi spiego meglio. Ti presento Amy. In primavera ha accolto un nuovo amico nella sua vita, il cagnolino Dudley. Dudley ben presto è diventato il suo migliore amico, ma Amy ha iniziato a soffrire di naso che cola, starnuti, occhi rossi e lacrimanti. È possibile che Amy sia allergica a Dudley? Dopo che i sintomi sembravano essere peggiorati in autunno e gli antistaminici non la aiutavano a controllarli, Amy ha preso appuntamento dal suo medico di famiglia per fare dei test. Il risultato dell'esame del sangue ha aiutato il medico a scoprire che Amy è molto sensibile alla muffa, agli acari della polvere e, purtroppo, anche al pelo di cane. Ma la storia non finisce qui. Amy non voleva in alcun modo rinunciare a Dudley, quindi il medico le ha consigliato di limitare l'esposizione agli allergeni per diminuire i suoi sintomi. Il medico ha ideato quindi un piano di controllo per ridurre l'esposizione di Amy sia alla muffa che agli acari della polvere e le ha dato alcuni suggerimenti per mantenere il pelo di Dudley sotto controllo, come per esempio fargli spesso il bagno, tenerlo lontano dal letto e passare l'aspirapolvere tutti i giorni. Con sua grande sorpresa e felicità, questo nuovo piano ha funzionato e ha aiutato Amy a ridurre complessivamente i sintomi allergici. Così Dudley è potuto rimanere con lei. Ma com'è stato possibile? Alcune persone manifestano i sintomi delle allergie solo quando entrano in contatto con due o più elementi a cui sono allergiche. Ecco perché Amy ha iniziato a starnutire dopo aver portato a casa Dudley. Non perché fosse allergica ai cani, ma perché era allergica alla muffa, agli acari e al pelo del cane. Quando è stata esposta a tutti e tre gli allergeni, Amy ha superato la cosiddetta soglia di scatenamento dei sintomi. Il medico di Amy le ha consigliato di ridurre l'esposizione agli altri allergeni per minimizzare i sintomi in presenza di Dudley, determinando quali fossero i fattori scatenanti e imparando come controllare l'esposizione, Amy non ha dovuto rinunciare al suo migliore amico. Vuoi conoscere altre storie come quella di Amy? Visita allergyinsider.com.